Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, siamo arrivati alla conclusione di un lavoro complicato, difficile, che hanno condotto con grande intelligenza i miei uomini, Andrea e Lorenzo. E questo nome era un obiettivo importante, l'abbiamo raggiunto, quindi siamo orgogliosi di aver fatto questo passo. Mi rivolgo a voi per dire che sono state scritte molte cose inesatte, molte cose esagerate, molte cose che non sono verità, proprio perché il costo di questa operazione, dove ho letto cifre che sono esageratissime. Emanuele è un giocatore importante, abbiamo fatto qualche sacrificio, però sempre in linea con i nostri obiettivi, con le nostre idee e con i nostri limiti. Io sono felice di questo arrivo. Mi rivolgo ad Emanuele che avrà un compito molto, molto difficile, un compito importantissimo. Perché la sua personalità, il suo passato, il suo curriculum lo obbliga ad essere un giocatore per noi fondamentale. Gli ho chiesto prima della conferenza di calarsi in una realtà che magari non è la sua, ma mi ha risposto con grande entusiasmo. Mi ha detto che è pronto a sacrificarsi, a fare di tutto per inserirsi in questo gruppo che l'anno scorso ha fatto storia. E quindi l'ho visto veramente molto motivato, l'ho visto sereno e sono convinto delle sue capacità. E poi quando una persona ti guarda negli occhi, per me è già una risposta molto, molto importante, molto decisa. Gli diamo il benvenuto, ecco, auguriamoci che il gruppo lo aiuti e che lui aiuti il gruppo a raggiungere quel risultato che noi appunto speriamo di raggiungere il più breve tempo possibile. Adesso lo lascio a voi. Intanto permettetemi una cosa, abbiamo all'interno della squadra tre Lorenzi, Lorenzo Minotti, Lorenzo Saporetti e Lorenzo Simonetti, ai quali facciamo veramente un augurio e stasera ci mettiamo tutti sotto le stelle a guardare questa miriade di scie che è tipico del giorno di San Lorenzo. A voi Emanuele. Grazie, grazie. Domanda? Sono Paolo Pacciani della Lettera di Parma, ciao, Sì. mi ero arrivato innanzitutto. In queste occasioni si dice fare un passo indietro per fare due in avanti. Riparti da una società con una storia gloriosa, ma da una categoria che non ti è propria. Con quale spirito vieni a farlo? Ma io penso che è solo una questione di categoria, perché per il resto penso che Parma, la città di Parma, la tifoseria di Parma, la società di Parma, penso che è importantissima, è gloriosa, quindi sicuramente il contesto, l'esterno è da Serie A. E in Serie A dobbiamo cercare col tempo di riportare questa società dove è giusto che gli compete. Arrivo con uno spirito di entusiasmo. La categoria non mi spaventa perché comunque quando avevo 23 anni potevo andare a giocare in Serie A, sono andato a Napoli in C1, ho sposato il progetto e col passare degli anni sto risposando un altro progetto, un progetto importante. Ringrazio la società, ringrazio il direttore, il presidente, tutti per lo sforzo che hanno fatto. Io spero di ricambiare questo affetto che mi hanno dato con i fatti e col sudore della maglia che darò tutto me stesso per la città e per il gruppo. Intanto i tuoi compagni di squadra si sono già messi in cammino al tappeto ufficiale, ha segnato Evacuo,
ha segnato Guazzo, mi conosci già, so che Guazzo lo conosci già bene, conosci già Evacuo, siete due prime punte tutti e due, come pensate di integrarvi? Allora, siamo tre punte, ma siamo, almeno io penso di essere diverso da loro, perché io non sono una punta vecchio stampo che sta in area di rigore e basta. A me piace muovermi, mi piace andare in profondità, mi piace fare assist, mi piace venire incontro alla palla e mandare i miei compagni in porta. Non mi piace stare, anche perché come attaccante non sono un bestione, non ho un'altezza incredibile, quindi mi fido molto del mio movimento e io penso che con lo spirito di sacrificio e di gruppo non c'è nessun problema. Abbiamo tanti attaccanti forti, abbiamo una squadra forte, la società farà di tutto per farla diventare ancora più forte, perché l'obiettivo è quello di vincere senza pressioni, con molta, molta serenità, e penso che comunque andando in campo con lo spirito da operaio riusciamo a sopperire a tanti difetti, perché se noi pensiamo di andare in giro e che siamo il Parma e tutto quanto, partiamo già sconfitti. Invece ci dobbiamo calare tutti nella mentalità della categoria, che è diversa dalla Serie D. Senti, come ti sei allenato con lo Spezia? In che stato di forma sei? E se sabato potresti già entrare in campo? Ma io con lo Spezia ho fatto tutti i ritiro. Ho fatto tutti i ritiro tranne le amichevoli, perché comunque loro avevano progetti diversi e comunque non volevano che mi facessi male, quindi ho saltato le amichevoli, quindi sicuramente sono ben allenato, in una buona condizione. Mi manca qualche un po' di minutaggio nelle gambe a livello di partita, però penso che sabato dovrei essere a disposizione, non so per quanto, poi deciderà il mister. Poi un'altra cosa che vorrei dire, che non si è chiarita, perché ho letto molte cose, il fatto che magari Caraiolo si è preso tempo col Parma, a temporeggiare tutto quanto, cioè non è per niente vero. Io dalle prime battute ero molto orgoglioso di venire a giocare a Parma, dovevo sistemare delle cose con la società Spezia, e quindi per questo c'è stato un po' di tira e molla, ma non perché volevo di più o di meno, 2 anni, 3 anni, 5 anni, ma perché c'era dei problemi con lo Spezia, tutto qua. Buongiorno, Emanuele. Il tuo nome, tra l'altro anche in passato, quando il Parma era quella categoria dove speriamo di tornare presto, è stato accostato 3 volte al Parma. Sono stati altri momenti in cui sei stato vicino a vestire questa maglia, oppure la prima volta che sei concretizzata del tutto perché sei qua, la possibilità? No, mi diceva il presidente che prima ne abbiamo parlato. Io quando ero piccolo, il mio primo provino da professionista lo feci qua, a Parma, e potrei finire la carriera qua, quindi sembra destino. Tra l'altro ero piccolo e c'era un grande Parma dove c'era comunque Minotti, il mister e tanti altri campioni. No, diciamo che forse quest'anno sono stato accostato al Parma con più frequenza, gli altri anni magari un po' meno, però l'importante è che ce l'abbiamo fatta. E hai visto per caso un tuo modo di vedere alcuni spezzoni o la partita di sabato con Piacenza, che idea ti sei fatto? Io ho visto le immagini su un sito, ho visto le immagini dei gol, vincere fa sempre bene, perché ti dà entusiasmo, ti dà morale, anche se ci sono, come dice un mister, tante cose da migliorare, però è sempre bello partire col piede giusto in una partita ufficiale. Ripeto, è una buonissima squadra, dobbiamo ancora migliorare, ci dobbiamo mettere tutti, dobbiamo remare tutti dalla stessa barca, e prepararci bene, perché comunque
oggi escono i calendari, manca pochissimo per l'inizio del campionato e quindi avremo ancora altri due o tre test prima del campionato per il mister fare le proprie valutazioni. Ecco, da questo punto di vista, tu hai detto prima che l'importante è lo spirito giusto, l'atteggiamento giusto, cioè non pensare di essere il Parma e vincere e pensare di vincere per questo motivo. Immagino che anche tu sei sceso dicendo non è che se sono Calaiò faccio 20 gol, cioè anche quello immagino che sia lo spirito da cui partire. Ma senz'altro, cioè non perché scendi di categoria e hai fatto tanti gol in Serie A, in Serie B, puoi fare sfracelli in Lega Pro. Lega Pro è comunque un campionato durissimo, dove comunque devi sicuramente è più una questione di forse di fisica, di corsa, magari c'è meno qualità, c'è meno tecnica, ma più corsa. Quindi è un campionato dove ci dobbiamo preparare bene a battagliare, perché ci saranno dei campi tosti, ci sono squadre forti, perché il nostro girone è un girone importante, dove c'è Venezia, dove c'è il Padova, c'è la Reggiana, Bassano, tra l'altro Pesaro che stanno attrezzando, quindi non sarà un campionato facile e bisogna essere sempre, stare sempre sul pezzo e stare bene fisicamente per tutto l'arco del campionato. Ripeto, abbiamo una squadra forte, ma soprattutto abbiamo tanta gente di esperienza e questo è importantissimo. La società è stata brava a creare un mix tra giovani ed esperti. E questo è importante e speriamo di ripartire con il piede giusto. Io spero di fare il massimo e fare più gol possibili per questa squadra. Ecco, ti trovi anche un difensore che si ha incontrato spesso come Lucarelli, come l'hai rivisto? L'ho rivisto in gran forma. La prima cosa che gli ha detto mi sa che ha 39 anni, lui, sì. Giusto? Sembri un ragazzino, perché comunque è sempre lì a fare gruppo, è più simpatico, comunque si vede che ancora è giovane dentro, che vuole dare ancora tanto per questa maglia e quello è un esempio per tutti, è un esempio che noi dobbiamo prendere, i più esperti ma soprattutto i più giovani, perché lui ha fatto come me tanta carriera e dobbiamo mettere la nostra esperienza, dobbiamo trasmettere la nostra esperienza ai giovani, a quelli che comunque vogliono crescere, e in questa squadra gente esperta ce n'è sta tanta ed è un bene questo. L'ultima parte mia, prima parlavi del fatto di voler riportare almeno l'obiettivo di tutti il Parma in Serie A. Da questo punto di vista, siccome come minimo servirebbero due anni, dal punto di vista contrattuale hai previsto anche questa possibilità, magari con un'opzione in caso di promozione, con un prolungamento, cioè di cosa le cifre, non mi chiedo perché tanto non si potrà sapere. Noi inizialmente abbiamo fatto un progetto di 2 anni e poi vedremo con il presidente, con la società, se riusciremo a continuare a lavorare insieme per qualche altro anno. Intanto pensiamo a quest'anno e poi si vede. Quindi non c'è fretta, abbiamo un buon rapporto con la società e quindi non ci saranno problemi. Grazie. Domande? Sì, volevo chiederti, che Pampoloni quest'anno sta insistendo molto sul 3-5-2. È un modulo al quale sei abituato, ti piace, eventualmente ci sono altri moduli nei quali hai reso di meglio in passato? Ma io direi di allenatori ne ho cambiati tanti e di moduli ne ho fatti tanti. Io penso che in questo momento in Italia il 3-5-2 è uno dei più usati, quindi è un modulo dove ti fa coprire bene tutto il campo e sei ben coperto, ben compatto. Perché quest'anno per vincere è importante prendere pochissimi gol e bisogna essere compatti col 3-5-2, tenere la squadra ben compatta, bloccata e poi sperare di qualche giocata, di qualche.
che spingo e di fare gol. Quindi per questo dico, è importante non prenderli, e penso che il mister ha adottato questo modulo appunto per cercare di essere più compatti per non sbagliarci. Senti, domani, come dicevi, proprio qui a Parma verranno fatti i calendari. Che tipo di esordio ti piacerebbe? Un esordio subito a Tardini o meglio iniziare fuori senza troppi clamori? Ma non cambia nulla, è chiaro che giocare la prima a Parma, al Tardini, sicuramente ti darà quella spinta in più perché sei in casa e l'appoggio al 12° uomo in campo, perché comunque ho visto che già gli abbonamenti stanno andando benissimo, quindi è importante avere la gente vicino. La gente deve esserci sempre vicina, sia nei momenti belli che nei momenti un po' dove ci sarà un po' di annebbiamento, però come dicevo prima bisogna remare tutti alla stessa barca per un unico obiettivo. Quindi non sarebbe male avere la prima partita in casa, perché bisogna subito partire col piede giusto. Tu del Tardini che personaggio, tu partite che ne ho fatte? Ne ho fatte tante. Parlavamo con Alessandro Lucarelli, l'ultima volta che ho giocato al Tardini è stato col Napoli, quando ci fu quel casino lì che hanno vincemmo 2-1, 3-1, non mi ricordo. Poi ci ho giocato con Siena, con Torino, però bei ricordi, perché lo stadio Tardini è storia. Qua abbiamo un pezzo, un monumento del Parma, e quindi comunque Parma è storia, lo stadio è storia, un campo bellissimo, sempre mantenuto alla grande. Sai, c'è poco da dire, ci sono tutte le buone prospettive per fare bene in futuro, bisogna adesso fare i fatti. Altre domande? A questo punto, se vuoi concludere, Presidente. Sì, concludo e vi posso dire che sono sorpreso dalle parole di Emanuele, ma sorpreso in maniera molto positiva, perché il suo carisma, la sua semplicità, la sua voglia di fare qualcosa per questa squadra veramente mi riempie di grande, non dico di speranze, ma di grande certezza. Io sono convinto che quando una persona si esprime in questa maniera non può essere una persona sbagliata. Quindi io veramente rinnovo l'augurio a Emanuele e a noi tutti che le parole che lui stamattina ha pronunciato con grande serenità possono veramente diventare certezza. A questo punto gli diamo la maglia, allora, visto che se la merita.